Chuck si gira la Toscana come set ideale per le produzioni cinematografiche e TV italiane e internazionali, la chiave di lettura della nuova campagna presentata alla Bit di Milano dalla Regione Toscana. Nello stand le 10 province sono rappresentate attraverso la lente di una macchina da presa con immagini che rievocano le atmosfere e i sogni del cinema. Negli ultimi anni i film girati in Toscana si sono moltiplicati e proprio la Toscana è stata il set di 3 produzioni che ne hanno diffuso l'immagine fra centinaia di milioni di spettatori nel mondo. La soap opera brasiliana Passione, girata fra Siena, Firenze e la Val d'Orcia. Il film indiano Rajapattai, girato da uno dei registi più famosi di Bollywood fra Pisa e Livorno. E la fiction cinese The China Story, girata a Lucca. Negli ultimi 2 anni, i turisti arrivati in Toscana dai paesi BRIC, Cina, Russia, India e Brasile, sono aumentati del 50%. Per noi è estremamente importante riuscire a capitalizzare questo dato e aumentarlo ulteriormente. E il cinema può essere in grado di trasmettere, oltre a quello che esiste all'interno di un territorio, una storia, una narrazione, perché ormai i turisti non scelgono più la vacanza solo per la location e per la destinazione, ma per quello che è in grado di evocare. Il cinema diventa l'occasione per fare promozione su mercati che per noi sono strategici. Le recenti produzioni in Brasile, in India, in Cina saranno l'occasione per rinforzare ulteriormente la nostra promozione su questi mercati. Siamo consapevoli che la crescita del turismo toscano si gioca nel riuscire a prendere e cogliere al massimo le opportunità numeriche e anche di qualità che questi mercati potranno dare alla nostra regione. Nel 2012 la Regione Toscana investirà in promozione turistica 3,5 milioni di euro per migliorare i buoni risultati del 2011, anno in cui è stato registrato l'aumento del 3,3% dei visitatori, corrispondente ad 1,4 milioni di pernottamenti in più. La proposta turistica è sempre più specializzata per settori: arte, cultura, wellness, gastronomia, sport, mare, natura, golf, congressuale, turismo religioso e scolastico. Numeri da primato per la campagna sui social network. Negli ultimi 12 mesi sono 241 milioni le persone che hanno visualizzato contenuti sulla Toscana su 800 luoghi diversi di conversazione nella rete. La tragedia della Costa Concordia all'isola del Giglio sta destando grande preoccupazione per la stagione turistica dell'arcipelago e della costa toscana, ma la regione sta monitorando la situazione. Dal canto suo, l'assessore Scaletti ha già deciso di investire le sue prossime vacanze proprio all'isola del Giglio. Io sono stata in vacanza l'anno scorso al Giglio, è un posto meraviglioso, straordinario, sono stata con tutta la mia famiglia e quest'anno ho riprenotato e torniamo tutti insieme al Giglio.